Pasqua vuol dire cambiamento, Pasqua vuol dire un nuovo mondo, una nuova vita. Noi pensiamo che Pescara debba avere di più, debba meritare di più, i pescaresi debbono tornare a essere orgogliosi della propria città. Il taglio del nastro del comitato segna l'avvio ufficiale di questo rush finale di questa campagna elettorale. Carlo Masci, tanti esponenti anche degli altri partiti della coalizione questa mattina qui in Viale Bovio a Pescara. Sì, tanti amici, gli amici di sempre, quelli che credono in un progetto nuovo che possa cambiare il volto di questa città, una Pescara che in questi anni è stata molto trascurata, abbandonata e che invece deve tornare a volare. Siamo una coalizione compatta, molto ampia, che è parte della Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, l'UDC, diverse liste civiche, tutte persone del territorio che non vedono l'ora di dare una svolta alla nostra Pescara, perché Pescara merita di più, perché Pescara merita grande attenzione, merita un mare che abbia la bandiera blu, merita delle periferie che non siano più degradate e abbandonate. Anche il centro oggi è abbandonato e insicuro, deve tornare a essere una città di cui i cittadini possano andare orgogliosi. Lei prima ha parlato anche in altre occasioni della Grande Pescara, dell'importanza della nascita della Grande Pescara, però Carlo Costantini qualche giorno fa ha detto c'è un centrodestra litigioso sulla Grande Pescara, perché per esempio a Montesilvano la Lega sta raccogliendo delle firme contro la Grande Pescara. Carlo Masci cosa risponde? Rispondo che Pescara ha già in mente la Grande Pescara, perché questa è legge regionale, la legge è stata approvata da un governo di centrodestra quando io ero assessore al bilancio, ho trovato i fondi per fare il referendum, ho votato da consigliere regionale quella legge sulla Grande Pescara e il referendum sulla Grande Pescara, poi ho votato nelle urne come il 70% dei cittadini pescaresi e di quest'area metropolitana di Montesilvano e di Spoltore. Sono convinto che la Grande Pescara sarà un'opportunità per tutta questa fascia adriatica, non soltanto per Pescara, Montesilvano e Spoltore. La Grande Pescara sarà una città di 200.000 abitanti con la 14ª città d'Italia, punta a diventare la capitale dell'Adriatico. Io spero di poter essere il sindaco che dia il rush finale a questa grande avventura, che dovrà finire con una città che sia una città territorio, una smart land che possa veramente innovare tutto l'Abruzzo, perché poi Pescara è l'Abruzzo, Pescara ha un'importanza fondamentale, perché se funziona Pescara, se tira Pescara, se Pescara ha un'economia che funziona, sicuramente funziona tutto l'Abruzzo.